Siamo a Sant'Ippolito alla Biblos e con noi c'è Enrica Pedoni. Buonasera. Ciao. Enrica viene da Urbino, si è trasferita qui a Sant'Ippolito e vuole trasmettere la sua conoscenza di legature tramite le fasce e portare i bambini diversamente dal solito, che può essere il passeggino come la carrozzina o tenerli in braccio. Esatto. E questo mondo è un mondo ampio, il baby wearing, è un modo semplice ma efficace anche per le mamme che magari si trovano a fare tante cose dentro casa e quindi hanno bisogno anche di avere le mani libere qualche volta, e quindi è una bella soluzione. Questo strumento aiuta a distribuire il peso, quindi si sente molto meno peso, non fa male la schiena, non fanno male le braccia. Però non è solo un aiuto per la mamma, ma anche per il bambino, perché gli studi poi affermano che portare i bambini così nelle fasce si sentono più accoccolati, più vicini alla loro mamma, c'è meno il distacco. Sì, è uno strumento importantissimo per i bimbi, per non avere il grosso distacco dovuto al parto, per loro è un trauma, quindi anche stare attaccato a mamma è per loro una sicurezza, una coccola, il calore di mamma, il cuore, il suo profumo. Aiuta l'allattamento, aiuta il rapporto con il babbo, perché anche il babbo, che all'inizio sembra essere un estraneo che gira per casa, può essere attivo, un aiuto attivo di mamma, perché può portare il bimbo, può avere lo stesso effetto di mamma, quindi calmare il bimbo, farlo dormire, coccolarlo. Aiuta il rapporto tra il bimbo e il papà, perché aumentare l'empatia, no? Esatto, imparano a conoscersi, il babbo impara a capire anche i suoi bisogni, anche la mamma impara a capire i bisogni del bimbo, anzi prima che il bimbo inizi a piangere, quindi inizi a innervosirsi e arriva la sera proprio stremato. Io ho provato con mio padre, il nonno che ama questo nipote infinitamente, che mi vedeva metterlo in fascia e lui non poteva toccarlo, quindi soffriva. Un giorno gli ho detto: vuoi che te lo leggo addosso? Proviamo? Ha provato, ha fatto una passeggiata, ma si è addormentato! Lasciamolo dormire. E quindi anche il nonno è stato molto contento, proprio aveva gli occhi a cuoricino. Quindi quella che adesso per molti può sembrare una moda, perché sta iniziando molte mamme a portare questa fascia, non è poi la moda di portare la fascia, ma è oltre la comodità, ma la praticità per il bambino e per la mamma. Sì, questa tra virgolette moda, perché è tornata, perché comunque le mamme hanno sempre meno tempo, hanno bisogno di essere indipendenti, e vogliono essere indipendenti, è giusto che sia così, perché hanno bisogno di uscire, fare una passeggiata, andare a fare la spesa da sola, e quindi questo permette anche tutte queste cose anche con un bimbo piccolo, che altrimenti con la carrozzina è più faticoso un pochino. Te mi dicevi che 2/3 del mondo portano i bambini nelle fasce. Sì, la popolazione normalmente i 2/3 del mondo porta già in fascia, ha sempre portato. Da noi ci sono esempi nel Medioevo, nei quadri di Giotto si possono vedere nella Cappella degli Scrovegni la Madonna che nella fuga d'Egitto porta Gesù in fascia, quindi più di quello cosa dire. È tornata in Europa, è stata portata dagli anni 70, diciamo, quindi è tornata a noi e piano piano ci stiamo riappropriando di questa metodologia di contatto, di accudimento del bimbo, perché poi quello è. Te mi dicevi, facevi l'esempio che eri stata a Urbino a fare un giro e tutte le mamme o i papà con i passeggini su per le salite, invece voi con la fascia. Esatto, in alcuni punti magari nelle nostre zone che non sono esattamente pianeggianti, andare anche a una fiera, un mercato o alla festa del Duca Urbino diventa un po' faticoso, diciamo, col passeggino. Quindi noi abbiamo usato la fascia in giro per negozi, al supermercato. Esatto. Al supermercato è proprio logistica la cosa, se hai il passeggino nelle mani non puoi tenere la carrozzina. Io ho iniziato così, diciamo, ho iniziato così perché volevo andare a fare la spesa da sola, volevo essere libera di avere un'oretta per uscire in tranquillità, ma volevo portarmi dietro il bimbo perché comunque aveva bisogno di me, io ho bisogno di lui, e quindi sì, potevamo fare entrambe le cose, lui dormiva sereno, mamma faceva la spesa,
tutti mi guardavano, come per dire l'aliena, questa sì, da dove sì, parte un po' come un alieno, no? Perché esatto. Poi in questi paesi un po' più piccoli si vedono di meno queste mamme che portano, però le prime cose quando lo facevo io mi dicevano: ah, ma ci sta comodo lì, mi guardavano come sì, dire. Secondo me Andè respira oppure oh, ma sta dormendo e dorme, sì, i bimbi qualche volta dormono e quindi incide molto il sonno comunque la fascia. Il sonno perché gli ricorda il movimento, gli ricorda la pancia, i rumori sono quelli che lui sentiva nella pancia e quindi partecipa alla vita della mamma come quando era nella pancia, e quindi i rumori di casa, i rumori quando uno esce, quando fa la spesa, non diventano assurdi e assordanti o fastidiosi, diventano, sono ammortizzati, c'è comunque mamma, c'è il cuore di mamma, il suo primo suono è quello, e quindi lui è comunque tranquillo perché è lì, quindi è tranquillo. E quindi dorme anche nella confusione. È vero. Stare in fascia e partecipare attivamente alla vita della mamma è molto. È proprio molto stimolante per lui. I primi mesi sono. Il cervello si. Proprio sono delle spugne quelle dei bambini. Nel primo anno proprio. Assorbono qualsiasi cosa e hanno uno sviluppo. Proprio. Gigantesco, diciamo, per come magari uno la vede da grande. E queste sono una delle prime posizioni che poi si riusa anche da grandi, perché è la posizione della coccola, della mamma e dell'abbraccio. Però poi il bimbo, crescendo, ha nuovi stimoli, vuole scoprire il mondo, quindi la mamma con la fascia fa un'altra legatura, lo mette sul fianco e gli presenta il mondo. Però allo stesso modo c'è sempre mamma che, quando sei stanco, quando c'è una cosa paurosa, puoi rifugiarti. Quel viso della mamma, no? Sempre nel fianco, ancora la possibilità di guardarla. Molte volte si gioca, noi siamo andati in giro ovunque, anche sul fianco, a giocare, a ridere, a scherzare, perché lui magari mi tirava le orecchie, il naso, ci sta. Sì, hanno voglia di scoprire, quindi non è che dormono sempre questi bimbi. No, assolutamente, perché sennò non è soporifera proprio del esatto. Tutto. Bisogna assolutamente assecondarli, perché il loro sviluppo bisogna seguirlo in tutto. Io pensavo che in realtà di fasce ce n'erano uno o due tipi, quelli che si vedono solitamente adesso anche nelle parafarmacie o nei negozi che si stanno orientando un po' su queste cose. In realtà te mi stai scoprendo un mondo, perché io ne vedo un'infinità. Per me potrebbero essere tutte uguali. E poi invece mi dici di no, le trame sono diverse, il tessuto è diverso, i tipi anche di legatura, forse per fascia, dipende dalla fascia. Dei pseudomarsupi che sono fasce ma non sono marsupi, o sono marsupi e non sono fasce, cioè di tutto. I supporti sono tanti, ci sono le fasce elastiche, ci sono le fasce rigide che si dividono in lunghe e corte, ci sono delle taglie, ci sono dei marsupi, dei semi. Questa, Enrica, è un'altra legatura, quella al fianco, si può portare fino a quanti chili? Allora, questa, la legatura si chiama amaca sul fianco e si parte da 3-4 kg, ma 3-4 mesi, scusa, ma è sempre, dipende dal bambino, bisogna sempre osservare il bambino, perché comunque deve comunque tenere la testa quasi da solo, e fino a che il portatore riesce, perché poi è una legatura simmetrica e quindi è molto comoda, ma obbliga la schiena, diciamo, a stare una postura leggermente sbilanciata. Esatto, un pochino più sbilanciata rispetto ad altre legature, diciamo. Te stai facendo dei punti informativi, no? Fai delle consulenze private per delle mamme che vogliono imparare un po' la legatura. Le consigli anche sul tipo di fascia, perché non tutti magari sono portati per una fascia, oppure se la sentono comoda, quindi anche su come comprare la fascia. E punti informativi, ne hai fatto uno tempo fa qui a Sant'Ippolito, mi sembra, sì. E ne farei uno fra un paio di settimane a Fossombrone. Sì, rifaremo sicuramente qualcosa qui a Sant'Ippolito, nella Biblos, e poi in giro a seconda di chi vuol saperne di più, qualche corso magari per parto, qualche mamma che è interessata, possiamo organizzare una fascia merenda e quindi per la sera ci diamo qualche informazione, qualche consiglio, facciamo due chiacchiere sui tipi di fasce, perché poi ce ne sono talmente tanti che non è così semplice scegliere.
poi farai dei corsi, no? Più avanti, magari in estate. Faremo dei corsi. Adesso piano piano inizierò anche con i corsi di gruppo, momentaneamente faccio solo le consulenze individuali e sì, tante cose in movimento. Bene, allora auguriamo alle mamme di trovare la loro fascia, di provarla se non altro, no? A te puoi dare a disposizione magari una fascia o due per provarle, mica detto che uno, certo, no? La debba comprare subito. Certo, io do la mia esperienza e le mie fasce per far provarle alle mamme. Non si può generalizzare, non tutto va bene per tutti, quindi provare. Se noi ti volessimo contattare per fare due chiacchiere, per chiederti una cosa o comunque vedere magari qualcosa che già te proponi, dove ti possiamo trovare? Mi trovate nella mia pagina Facebook, la fascioteca di Alberto, che è il mio bimbo. E le fasce sono le sue e quindi ci sono i numeri di telefono, email, pure sulla mia pagina personale Enrica Pedoni, quindi come volete.